Allora, il suo è un assessorato indubbiamente pesante da tutti i punti di vista. Quali punti individuati per l'Astigiano in particolare? Per l'Astigiano abbiamo parlato, che ci siamo anche un po' impegnati, una valutazione dell'attrezzatura dell'ospedale Cardinal Massaia e ovviamente, dove è necessario, la sostituzione di macchinari ormai obsoleti. Poi c'è tutto il piano di completamento dell'ospedale della Valle Belvo, su cui stiamo lavorando, e molto sinteticamente anche un piano di riutilizzo barra dismissione o vendita del vecchio ospedale di Asti, che è importante, insomma, importante dargli una destinazione. E tema caldo e anche molto sentito è un totale potenziamento e riorganizzazione della rete di emergenza 118 per l'Astigiano, che è particolarmente gravata da difficoltà di raggiungimento dell'ospedale, non solo Ponte, l'ospedale specialmente dal territorio del sud Astigiano. Quindi bisognerà mettere in campo delle misure compensative, perché tutte le patologie tempo dipendenti, insomma, sono gravemente a rischio, hanno un rischio maggiore determinato proprio dai tempi di raggiungimento dell'ospedale.